mattinata all'insegna della gioia e dell'aggregazione. Hanno celebrato la giornata della terra. Grandi protagonisti, studenti della primaria del plesso Scauda dell'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco. Nel cortile della scuola le rappresentazioni a tema. Presente anche una rappresentanza di studenti della secondaria di primo grado. Un'iniziativa fortemente voluta per sensibilizzare i piccoli alunni sulle tematiche ambientali. La giornata della terra, che ricorre il 22 aprile, è stata quindi un'occasione per ribadire ulteriormente temi cari alla scuola, che porta avanti da tempo un percorso di educazione ambientale coinvolgendo gli studenti in molteplici attività. Qualche giorno in ritardo rispetto al 22 aprile, giornata mondiale della terra, ma anche questo ritardo è spunto di riflessione, perché dobbiamo tutelare e salvaguardare la nostra terra non solamente ricordandoci in momenti particolari, ma tutti i giorni con i nostri comportamenti quotidiani. Questi ragazzi lo hanno compreso. Io ho assistito alle loro rappresentazioni, alle loro espressioni. Ebbene, io sono sicura che ai nostri giovani noi lasciamo un messaggio di comportamento che loro hanno recepito. Saranno migliori di noi, senz'altro, nel lasciare a chi verrà dopo di noi una terra migliore. La sua scuola si spende molto per sensibilizzare gli studenti su tematiche ambientali a 360 gradi. Sì, infatti la giornata mondiale è solamente un'occasione, ma nel nostro piano triennale dell'offerta formativa noi abbiamo sempre una costante: l'educazione ambientale. Il migliorare l'ambiente che è intorno a noi è fondamentale per poter assicurare il nostro benessere, il nostro stare bene sempre. Stamattina a queste rappresentazioni stanno partecipando anche bambini ucraini. Sì, sì, che noi abbiamo accolto nella nostra scuola e che hanno determinato un processo di riflessione, di confronto che ci sta migliorando tutti come comunità e a livello individuale. Un ringraziamento oggi va anche al Comune per la donazione di borracce. Abbiamo organizzato l'evento oggi per consegnare ai nostri giovani le borracce donateci dall'ente comunale, e all'interno, ecco, non voleva essere una consegna senza significato, ma volevamo associare all'uso di materiale non come la plastica, naturalmente, per migliorare la nostra quotidianità. Il messaggio è ancora una volta quello di tutelare e salvaguardare la terra tutti i giorni con i nostri comportamenti quotidiani. Ha ribadito la dirigente Maria José Abilitato. È una giornata speciale perché segna la ripresa delle attività in un clima di maggiore serenità, ma sempre con la massima attenzione alla sicurezza. Questa giornata rappresenta un momento molto speciale, molto particolare per la nostra scuola. Vuole fermare un momento di ripresa delle attività dopo un momento di chiusura. Abbiamo sofferto tutti, e infatti l'entusiasmo, la gioia di stamattina nella rappresentazione. E allora noi vogliamo godere di questa libertà in sicurezza. Quindi organizzare momenti in cui la comunità si possa ritrovare nella massima sicurezza, perché senza dubbio quello che abbiamo vissuto condiziona il nostro presente, condizionerà il nostro futuro. Presenti nel cortile della scuola in rappresentanza del Comune l'assessore Anna Rita Ottaviano e la consigliera Carmela Pomposo. Donate infatti dall'amministrazione comunale borracce agli studenti.
A nome dell'amministrazione comunale ringraziamo la dirigente scolastica, la professoressa abilitato e la professoressa Fusco e tutto lo staff degli insegnanti che hanno organizzato questa giornata. Il mese scorso, come sappiamo, c'è stato il 22 di aprile, è stata la festa della terra, ma non solo, c'è stata anche la festa del mare, quindi tutti i temi delicati per l'ambiente. E quindi ringraziamo gli insegnanti che hanno posto questo argomento all'attenzione dei bambini, perché il vero investimento sono i bambini, sono loro il futuro e soltanto sensibilizzando loro, che poi loro indirettamente sensibilizzano noi adulti, possiamo rispettare la nostra terra, il nostro mare, che sono un patrimonio inestimabile. Il Comune ha deciso di donare questa mattina delle borrate.